Salve care amiche e cari amici, qui ancora una volta il vostro Sant'Enchan, la nostra cara amica Amleta Bloom mi ha di nuovo chiesto via Hangout il perché io non faccia dei video dall'esterno, e adesso faccio un video dall'esterno. Comunque, se cercate nel mio canale di YouTube sotto la voce spesa, troverete che ho fatto molti video dall'esterno. E cercate spesa, cercate città, cercate, guardate i miei video. Poi ditemi cosa ne pensate sotto questo video. Condividete il video perché anche altri lo possano vedere, e più miei video commentate, più video vostri io guarderò. Adesso, detto questo, passiamo all'argomento. Innanzitutto voglio comunque parlarvi di un tema marginale, ma che è successo tra ieri ed oggi. Io mi sono comunicato in Instagram con i fabbricanti di questo cellulare che gli ho comprato per il compleanno del 2017 a mia madre. È un cellulare di gamma bassa, come potrete vedere. È il Genius Touch Nossa, modello Nossa, fabbricato credo in Nord America. Allora mi hanno risposto e mi hanno detto: ti piace il logo del nostro cellulare? Ti piace la G nel triangolo? Io all'inizio non capivo a che volessero alludere. La G nel triangolo. Ti piace la G nel triangolo del nostro logo Genius Touch? E io mi chiedevo: ma che c'ha? E poi mi sono ricordato: la G nel triangolo è come l'occhio nel triangolo della piramide, o la G di Gaud nella squadra e nel compasso, che soprattutto sono presenti nella massoneria o framassoneria nordamericana. Non so quando riuscirò a caricare questo video, ma piove, e quindi la pioggia fa sì che debba ritornare a casa mia, e quindi purtroppo non posso continuare a registrare da un interno, da un esterno. Io non taglio le gag, quindi non posso continuare a registrare da un esterno, altrimenti mi fraccicherò tutto. Mi fraccicherò tutto. Allora dovrò registrare di nuovo da un interno. Vediamo dove potrò registrare. Dove riuscirò a registrare? Il tema che voleva essere del giorno. Comunque, con questo ho risposto a una domanda. È vero che i simboli massonici sono contenuti nei marchi industriali? Di questo ne ho la prova, perché me l'hanno comunicato in Instagram. Il marchio del cellulare Genius Touch c'ha la G nel triangolo, come la G di Gaud. Nell'ultima live ho messo nel titolo Governo mondiale fra i vari argomenti, e non ho avuto il tempo di trattarlo. Lì c'è il mio cane. Se vi interessano i cani e volete guardare i video sui miei cani, cercate nella cartella di riproduzione Il Regno Animale e troverete i miei video sui miei cani. Questo lo dico soprattutto al mio amico Mario Circello, Amleta Bloom e ad altri, che so che gli piacciono gli animali. Troverete nella mia cartella di riproduzione Regno Animale video, anche video dei miei animali, perché c'ho molti video lì. Allora, vorrei sapere voi che ne pensate, care amiche ed amici, che mi sto filmando con questo Nokia Asha 302. Oggi non mi va di fare una diretta.
e non so neanche quando caricherò questo video. Fra qualche giorno, forse. Esiste un nuovo ordine mondiale? Esiste una sinarchia che diriga gli eventi, magari attraverso la storia, attraverso i secoli? Oppure più semplicemente c'è un disordine mondiale che tutti vorrebbero instaurare il loro nuovo ordine, tutti hanno un'agenda di nuovo ordine mondiale e nessuno ci riesce, perché più che un nuovo ordine mondiale sembra che c'è un gran casino mondiale, che c'è una grande anarchia, guerre da tutte le parti, governi gli uni contro gli altri. Allora, c'è ordine o disordine? Commentatemelo, fatemelo sapere qui sotto. Non ci scordiamo però, riconnettendoci al tema della francmassoneria, il loro lemma, la loro aurea sentenzia o sententia. Questo è un libro dell'editrice Atanor, di cui vi ho parlato in un ultimo live, in qualche altro video, che ha simboli il Tai Yi del taoismo, la G come appare nella stella di Gaud e come appare anche in questa marca di cellulari Genius Touch, e poi i simboli ermetici di magia, di alchimia, ma soprattutto qua c'è scritto, in questa aquila che è del rito scozzese, vediamo se facendo zoom si vede meglio, Ordo ab ciao, ordine dal caos, come potrete apprezzare, no? Ordine dal caos. Ordo ab ciao o cao. Struttura organizzativa della massoneria di rito scozzese. Se facciamo zoom, Ordo ab ciao, di nuovo lì, troneggia sopra la corona dello scudo della massoneria scozzese, e quelli sono tutti gli scudi dei gradi o dei riti, fra cui vediamo questa croce, questa croce, vedete, e tante altre cose. Il piano degli ordini massonici, tutti i vari gradi, i riti, il rito scozzese, il rito di York, il rito di York ha meno gradi, il rito scozzese ne ha molti di più, ma poi alla fine ci sono i gradi supremi che sono più o meno gli stessi per tutti. Alla base invece abbiamo la massoneria azzurra, che sono solo 3 gradi, il rito azzurro, che sono universali, cioè ogni massoneria accetta e riconosciuta deve avere quei 3 gradi iniziali. Vabbè, ma poi ci sarebbero tante cose da parlare. Allora mi hanno detto: ma Santen Chan, ma non ti rendi conto che proprio uno dei motti della massoneria è Ordo ab ciao, Ordo ab ciao, ordine dal caos? Allora, se esiste un governo mondiale, lo vogliono instaurare attraverso il caos.
voi cosa ne pensate? Commentatelo qui sotto e fatemelo sapere, mi raccomando. Molte grazie, grazie di seguirmi e soprattutto compartite il mio video affinché anche altri possano commentarlo. Ciao.